The New Stories. La tua informazione libera. Totò Schillaci, scomparso il 18 settembre all'età di 59 anni, è stato sposato due volte nella sua vita. Il primo matrimonio con Rita Bonaccorso è durato dal 1987 al 1995. Nel 2012 Schillaci si è risposato con Barbara Romano, che è rimasta al suo fianco e lo ha sostenuto durante gli anni difficili della malattia. Nel 1987, poco più che ventenne, Totò Schillaci ha sposato Rita Bonaccorso, ex parrucchiera. Un matrimonio giovane che si è concluso nel 1995 a causa della gelosia e dei tradimenti dell'ex calciatore. Dalla loro unione sono nati due figli, Mattia, che attualmente vive in Portogallo e studia odontoiatria, e Jessica, che lavora come infermiera. Oltre a Mattia e Jessica, Schillaci ha avuto una terza figlia, Nicole, nata da una breve relazione con Prisca, della quale si sa molto poco. Anche se ci sono poche informazioni su Nicole, si sa che ha sempre ricevuto l'affetto di suo padre. Nel 2002 Schillaci ha incontrato Barbara Romano, odontotecnica con un passato da modella. La loro relazione inizialmente era di pura amicizia, ma con il tempo è diventata più profonda e nel 2012 si sono sposati in provincia di Palermo, terra d'origine di entrambi. Barbara è stata un pilastro per Schillaci, soprattutto durante gli anni difficili della sua malattia. È stata il mio medico personale, mi ha preso per i capelli e mi ha detto di riprendermi la mia vita, ha dichiarato Schillaci in un'intervista. Pur non avendo figli insieme, Barbara era già madre di un figlio avuto da una precedente relazione. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.